Chiara Nasti parla verissimo di Francesco Monte. Eva Enger. Chiara Nasti è tornata a parlare di Francesco Monte, Eva Enger e dello scandalo scoppiato all'Isola dei Famosi. Ospite di Verissimo, la fashion blogger ci ha tenuto a ribadire la sua posizione, non vuole mischiarsi in questa faccenda. Ma la napoletana, che con la madre di Mercedes Enger ha stretto un ottimo rapporto in Honduras, si è tenuto a sottolineare a Silvia Toffanin che Eva non è di certo una bugiarda. Ho grande riso di Eva Enger, ma risa anche Francesco Monte. Non voglio schierarmi da nessuna parte, ma Eva non è una bugiarda, ha spiegato Chiara. La Nasti preferisce godersi il fidanzato ritrovato e la sua famiglia. Ha lasciato il reality show dopo soli 6 giorni proprio a causa della lontananza dagli affetti più cari. Una scelta fatta per amore che Chiara rifarebbe ad occhi chiusi. Eva Enger ha ringraziato Chiara Nasti su Instagram. Eva Enger ha pubblicamente ringraziato Chiara Nasti per le parole dette a Verissimo. Voglio ringraziare pubblicamente la mia cara amica Chiara Nasti che, durante Verissimo, ha pubblicamente detto: io non voglio mettermi in mezzo, ma voglio precisare che Eva non è una bugiarda e non lo è mai stata. Voglio anche ringraziare Silvia Toffanin per la splendida accoglienza e per l'umanità dimostrata nella mia intervista, ha scritto l'ex concorrente dell'Isola dei Famosi. Continua lo scontro tra Eva Enger e Francesco Monte, e mentre Chiara Nasti si è tenuta fuori dallo scandalo, Eva Enger e Francesco Monte continuano la loro guerra a colpi di programmi TV e post sui social network. L'ex moglie di Riccardo Schicchi ha trovato la solidarietà di Striscia la Notizia, che sta indagando sulla vicenda. L'ex tronista di Uomini e Donne ha invece scelto di stare lontano dagli scontri TV e portare Eva in tribunale. Chi la spunterà? Non ho fatto niente, ha sentenziato Francesco a Verissimo. Non ha infangato solo me, ma la produzione e un intero programma, ha aggiunto Monte. Quest'ultimo ha ricevuto negli ultimi giorni la solidarietà dell'ex fidanzata Cecilia Rodriguez, ma pure quella degli ex cognati Belen e Jeremias. Le parole di Eva Enger sul caso Francesco Monte: dire la verità può essere con una tempistica sbagliata, non è un reato. Fumare canne e mettere in pericolo le altre persone lo è, ha ribadito Eva Enger a Verissimo.